Grazie Vittorio. Dopo la presentazione della storia, naturalmente tutti noi oggi e quando andremo via domani saremo molto più vicini. Questa storia che ha raccontato Vittorio viene ulteriormente arricchita dalla cugina Teresita Battigalli, che ci racconterà anche come si è risvegliato il pensiero su Gianfranco Chini. Buonasera. Mentre aspettavo, però non era stato prima. Voglio dirvi due cose. Il mio cugino era militare, quindi la sua vita era sempre passata in giro per il mondo. Ha sempre scritto tantissimo a tutti i familiari, lunghe lettere, in cui ricordava a tutti i figli, nipoti, c'è una sequela di nomi che si susseguivano, mano a mano che nasceva il bambino, evidentemente si annotava sul suo taccuino, scriveva a macchina e ricordava tutti, invitando però al preghiero, ricordo, eccetera, eccetera. È arrivato il momento in cui ha lasciato la carriera militare e è stato consacrato sacerdote all'uomo di Rieti. E in quell'occasione, poi sono andata con il fratello Alberto, il padre era già molto malato, non potevo venire, erano molto legati mio padre e mio nipote. Insomma, la chiesa era riunita in un modo o no, la televisione, un sacco di gente. Mi hanno raccontato che i suoi soldati, per essere presenti alla cerimonia, erano andati il giorno prima e avevano messo le tende sulla piazza distante la chiesa per poter avere la possibilità di entrare in chiesa. Quindi già prima di essere consacrato sacerdote aveva veramente un seguito enorme, una stima, un affetto da parte di tutti che era palpabile. Ed era emozionante veramente vedere poi questo comune, no? Come si comportasse in maniera modesta, umile, affettuosa, sempre sorridente, sorrideva sempre. Questo è un ricordo di quando era giovane per te. Poi viene un altro momento importante, quando ci ha lasciato. E ancora una volta sono andata al suo funerale, ho detto, all'uomo di Ovidio. Una chiesa riunita in un modo incredibile anche lì. I religiosi e i militari se lo contendevano. Tutti volevano curarlo prima, quando era malato. Tant'è che poi, dopo essere stato ricoverato a Orvieto, mi hanno portato all'ospedale militare del Celio a Roma. Normalmente una persona che non è militare non va in ospedale militare. Ma loro sono riusciti a portarselo a Roma all'ospedale militare. E poi purtroppo è mancato. Curato benissimo, eccetera. Ma al funerale era una cosa veramente emozionante vedere la sofferenza delle persone che lo avevano amato, che lo avevano stimato. Lui si era occupato molto dei drogati, gli avevano dato vari incarichi, anzi, diciamo forse un po' troppo incarichi, perché doveva occuparsi del suo convento, della sua chiesa, dei suoi piani, di un convento di suore, che gli preparavano da mangiare, perché sennò quasi non mangiava, mangiava solo scopolette. E poi si occupava dei drogati, che lui andava di notte a cercare, parlava con loro, se li portava, si cercava di tirare sulla stretta, sulla retta via. E evidentemente questi giovani però sentivano un grande affetto per lui, un grande stima, e mi ricordo aver visto una ragazza che si è buttata proprio ad abbracciare la cassa dove era deposto il suo corpo, sul quale c'era rigorosamente un tricolore. Questo per quanto riguarda il funerale. E poi arriviamo a Genesi. Dunque, qui io non ho mai saputo prima di adesso che mio cugino fosse nato a Genesi. Notate che da sempre la mia famiglia che risiedeva a Milano veniva in villeggiatura qui in questa zona, prima in una casa giù verso, un po' più verso Stresa.
però i cinesi venivano a fare la spesa, si veniva a fare passeggiate, si andava a Monterò, insomma una vita passata qua. Anche perché l'albergo Panorama, che è visto dall'immagine, era gestito da un cognato di mio padre, da sua moglie, che era morta giovanissima. Quindi c'era un legame fortissimo tra Milano e il Panorama. Rezzo ci veniva sempre, io ricordo molto bene per esempio il Don Vittorio Genta, che iniziava le prediche sempre dicendo sarò breve, cioè, perché teneva che i parrocchiani lasciassero la chiesa. E quindi vengo qua e poi io sono un po' curiosa di storia locale, ho trovato nel bar, non so, un libro scritto al nostro storico che raccontava la storia di Ginese. In un'edizione più recente, credo che sia la stessa che là, a un certo punto vedo scritto padre Gianfranco, religiosi che sono stati a Ginese. Vedo padre Gianfranco Maria di Cuneo. Ma è possibile? Io non ho mai saputo che fosse qua, ma nemmeno mio padre l'ha mai detto. Lui doveva sapere perché era a Milano, era già creato. E così comincia un po' la curiosità. Poi mi dicono, ma si parla tanto di lui. Una parente dice, ma mi hanno detto di consegnare tutti i documenti perché vogliono, pensano di iniziare un processo per la sua canonizzazione. Tu hai qualche cosa da darci al padre Rinato a Roma che raccoglie tutti i dati. Comunque questa cosa, beatificazione, mi entra un po' nell'orecchio. Poi, settembre 2015, pare proprio 2016, settembre 2016, una giornata così grigia, non c'è in giro nessuno, va in comune a fare delle fotocopie. Incontro lì un signore, vestito non da turista di cinese, assolutamente, ma degli abiti chiari, che i turisti non si vestono di chiaro. Ho capito subito che veniva da qualche altro posto. Se vedo che parla, lascia qualche foto per il sindaco e pronuncia pure la parola beato. Cos'è questa cosa? Allora gli domando, scusi, ma lei per caso parla di Gianfranco Chitti? Per me è Gianfranco Chitti, sempre mio cugino padre. Insomma, il termine religioso mi è sempre stato un po' difficile da pronunciare. E lui mi dice sì. Allora tu senti, guardi, lei è a casa mia. Ci sa, io voglio vedere la casa dove è nata. Venga con me, comincia a vedere a casa mia, così faccio conoscere mio figlio e poi le faccio vedere anche la casa dove è nata. Infatti siamo andati a vederla da lontano e poi è venuta a casa mia, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ha visto il signor Borghi che qua non ha voluto neanche un figlio. E siamo rimasti veramente stupiti da questa strana coincidenza. Cioè ci sono state tutta una serie anche di notizie che mi avevano dato persone che erano venute, che avevano chiesto, ma è strano. Insomma, evidentemente c'era una mano che guidava questo filo di coincidenze che ci ha portato poi a costruire tutta la storia. Vi ringrazio tutti e soprattutto tutto quello che gli amici di Amatini fanno per ricordare questo grande cugino che era grande anche a questa città. Grazie alla signora Presidente, che se naturalmente ci fa una testimonianza molto più diretta di quanto noi possiamo immaginarci. Dovrebbe esserci qui la signora Bianca Maria Molinari. Venga, venga. Che la signora, che doveva essere a Treviso con il marito al famoso raduno nazionale degli alpini, è rimasta qui perché domani, aprirà le porte di questa casa dove è nato padre Gianfranco e già mi passano i primi. E quindi noi ordinatamente entreremo e usciremo da questa casa e potremo sentire sulla pelle ancora la presenza di padre.
Lei ci racconterà una cosa che oggi ci ha raccontato, che ci ha veramente lasciati stupiti. Voglio che la racconta lei perché è molto importante. Allora, io sono nata cinese, la nonna, la mia nonna, era Iacazzi, Cesarina Molinari, e aveva 6 figli. Questa signora che è venuta qua in paese perché si riteneva più vicina ai parenti, se per caso aveva bisogno per poter far tutto, e ha preso in affitto da mia nonna la casa, una stanza, non una casa, una stanza, perché lei aveva bisogno di uno spazio piccolo, non voleva una cosa esagerata. La figlia più grande di mia nonna aveva 12 anni. Io passo indietro. Mia nonna era anche infermiera, per cui ha assistito con la levatrice alla nascita di padre Chitti. È stata, quando lei aveva questo bambino piccolo e la sua sorellina più grande, da sola era un po' difficile gestire la cosa. Allora, la sorella figlia più grande di mia nonna è andata, diciamo, a fare la bambina, aveva 12 anni. È stata qui a Ginese con loro, quando la signora ha deciso di andare a Roma, ha chiesto a mia nonna di dare la bambina, perché era una bambina, 12 anni una bambina, per portarla a Londra. Allora, già da piccolo, Gianfranco Maria è rimasto entusiasta di Ginese al punto che la storia più bella che lui voleva sentire era raccontare quello che faceva a mia zia, con le sue sorelle, con suo fratello, la sua gioventù a Ginese. Lei raccontava questa storia e mi diceva la zia, non si stancava mai di sentire ripetere da Ginese. Io credo che questo amore che lui ha avuto per Ginese sia anche stato un pochino merito di mia zia, proprio perché l'ha entusiasmato raccontando queste cose. Per cui lui, quando poi è tornato in Italia, una delle prime cose che ha fatto è stata venire a Ginese a cercare la sua tata bambina, perché è proprio una bambina, e sono rimasti sempre in contatto. Io non so se la sua figlia ha delle lettere, ha delle cose, non ho mai pensato a chiedere, proverò a chiedere. Per cui so che loro si sentivano molto spesso e lei è andata a trovarlo a Oviedo ed è andata anche al suo funerale, per cui il contatto tra loro è stato forte e c'è sempre stato. Grazie. Grazie, questa è una testimonianza molto preziosa che forse mancava al puzzle che stiamo cercando di costruire. Padre Gianfranco Maria Chitti, un uomo del nostro tempo che da generale dei granatieri diventa frate minore dei cappuccini, rinnovando il suo giuramento di fede, diventando un servo di Dio. Ginese, il suo paese di nascita, oggi gli tributa tutti gli onori. Educatore e pastore encomiabile e in un modo veramente grandioso. Vi parla un allievo. Il suo lavoro in vita è stato incessante, la sua volontà ferrea ci ha forgiato per superare ogni ostacolo. Per noi il miglior modo di ricordarlo è diffondere il suo pensiero, i suoi gesti di generosità che oggi lo rendono immortale e sempre di più vicino all'altare dei santi. Un mio umile pensiero personale che voglio fortemente diffondere è rivolto alle giovani generazioni, in divisa e non, che possano attingere dalle nostre commemorazioni, odierne e future, il suo perenne ricordo, tutti quei valori di cui questa società oggi ne è sempre più scarsa. Partecipare per ricordare padre Gianfranco è un gesto naturale per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Grandi si diventa quando dentro di ognuno di noi arde la fiamma della fraternità, della bontà e della misericordia che padre Gianfranco ha distribuito a tutti. Voglio chiamare di nuovo i bambini per un'altra loro esibizione. È bellissimo questo. Pensavo
Potete proseguire. Il mio amico non è fermato dal campo di battaglia, signore. Chiedo all'autorizzazione di andarlo a cercare. Disse il soldato al suo tenente. Autorizzazione negata. Risponde l'ufficiale. Non voglio che rischi la sua vita, per un uomo che è probabilmente morto. Il soldato, incurante del divieto, va. Ed un arrivato ritorna, mortalmente ferito con il cadavere del suo amico. L'ufficiale era curioso. Ti avevo detto che è morto. Ora, dimmi, valeva la pena di andare là e di tornare con un cadavere? Il soldato moribondo rispose. Certo che sì, quando l'avevo fatto era ancora vivo e mi ha potuto dire. Ero sicura che saresti venuto, un amico con cui arriva quando tutti se ne sono andati. Bravo, bravo, bravo. Andate e diffondete il messaggio di Paolo Gianfranco.